Senti, hai avuto tu l'idea di lasciarmelo prima di partire per il tuo viaggetto d'affari, quindi lasciami fare. Donna, ho cominciato a conquistare pianeti alla tenera età di 10 anni. Quanto mai ci vorrà prendersi cura di un bebè? Ma certo, i numeri per le emergenze li so tutti, ma dubito fortemente che dovrò chiamare un'ambulanza. Come sarebbe che hai chiamato suo zio? Tu non hai fratelli. Vegeta! No! Oddio, com'è piccolo! Sapessi quanto eri carino alla sua età! Quasi mi sentivo in colpa a picchiarti. In colpa a fare cosa? Piuttosto, la cuna dov'è? Quella donna gliel'ha fatta togliere appena nato. E tu l'hai lasciata fare! Ma io non c'ero! Sei un cattivo papà ed anche un pessimo compagno. Guarda che ti uccido di nuovo. Ma tranquillo, lo zietto Napa è qui con te. Dritta numero uno. Qualunque cosa, ma non agitare il bebè. Cosa? Non prenderlo sotto le ascelle shakerandolo a cazzo di cane e urlandogli: sei debole, non vali nulla e non diventerai mai re! Perché? Perché dovrei... Fidati, crescerebbe complessato. Dritta numero due, meglio non ingozzarlo di caffè, se no gli si blocca la crescita. Queste dritte sono curiosamente specifiche. Sta uscendo dalla finestra. Cazzo! Ha fatto tutto lui. Un pochino puoi agitarlo. Cosa sta... Basta! Basta! Non te lo dico più! Basta! Prova a urlare più forte. Basta! Basta! Lui urla più di me. Nessuno urla più di Vegeta! Altra medaglia d'argento per te. Mamma mia, è come se non bastasse. Senti che puzza. Vegeta, ora lo dovresti cambiare. Ma come faccio a cambiarlo? Ha il carattere di un Saiyan. Sai a cosa serve il pannolino? Ah... merda. Per l'appunto. Ottimo. Ora stai molto attento. A volte i bebè fanno pipì mentre gli cambi il pannolino. Pensavo l'avesse già fatta, è per questo che... Vabbè, dai, facciamo sta cosa. Hai visto, Vegeta? La spara forte come te! Ma che ti danno da mangiare? E fu così che in tutta la galassia il Natale divenne noto come giorno di Freezer. Fine. Oddio, finalmente si è addormentato. Lo so che all'inizio fa un po' paura, ma fidati che imparerai. Non buttarti giù. Sai, guardandolo dormire, non so perché, sento che ucciderei chiunque provasse a toccarlo. Oh, lo sapevo che sotto sotto eri un tenerone. Che cazzo hai detto? Dico solo, signor distruttore di mondi, che hai un bel pupo, una casa grande grande e una mammina riccona che ti ha dato tutto. Un giorno o l'altro io ti stacco le gambe, poi le uso per sfondare i rimasugli del tuo culo. Va bene, non strapparti i capelli. Buonanotte, Trunks. Buonanotte, figlio mio. Questa va dritta sul mio Instagram. Dannazione Napa! Torna qui! Hashtag tesorino di babbo! Torna subito qui! Hashtag papabigigi! Hashtag Gallican! Oh cavolo! È pubblicato! Vai! Ma porca troia! Hashtag mancato!